Va bene, dai. Ricominciamo questo laboratorio. In realtà è una formula piuttosto atipica perché diciamo la giornata per evitare che potesse saltare c'è stata in mattinata una connessione via Skype da Bologna con Chiara Galloni che ci ha un po' introdotto che cos'è RENA e quali sono state le tematiche e come hanno affrontato l'organizzazione del Festival della Comunità del Cambiamento. E abbiamo scelto comunque di lavorare questo pomeriggio perché la nostra intenzione era andare in ogni caso nella direzione di una progettazione per un secondo festival o comunque fornire a Rena o per noi stessi comunque indicazioni laddove si volesse andare a organizzare una seconda edizione. Facciamo un piccolo passo, innanzitutto se stamattina più o meno per chi era presente è stato tutto chiaro, ha funzionato il ragionamento. Ok, per chi non c'era si è parlato di un festival organizzato a Bologna il 14 giugno di quest'anno, l'ha promosso questa organizzazione che in realtà è strutturata a livello nazionale, ma presenta delle antenne, quindi dei connector sul territorio, quindi direttamente organizzata da dei professionisti di Bologna che hanno scelto di organizzare un festival che parlasse di economia collaborativa, ma principalmente proprio dell'attivazione della comunità, soprattutto attraverso i suoi esponenti, quindi i suoi protagonisti, che sono sia semplici cittadini attivi, sia chi lavora nel campo dell'innovazione sociale, tecnologica o culturale. Sia per le pubbliche amministrazioni, quindi i funzionari, comunque i policy maker, cosiddetti policy maker, che comunque hanno a che fare nelle loro scelte con la cosa pubblica e quindi anche con la comunità. Riassumendo in realtà come è stato strutturato il loro festival, sono andati a organizzare in una giornata, il 14 giugno, una giornata intera suddivisa sia dalla mattina, suddivisa mattina-pomeriggio, per diverse aree tematiche, ma soprattutto con due tipologie diverse. Nel senso che la mattina sono andati a individuare nella costruzione logica della costruzione del laboratorio 10 protagonisti positivi del cambiamento che andavano a raccontare queste 10 tematiche, quindi il crowdfunding, sharing economy, innovazione sociale, makers o artigiani digitali, l'open data, beni collettivi, l'innovazione culturale, tecnologie e policy making con ruolo poi insomma di gestione. Le azioni della comunità. Quindi c'erano 10 personaggi che a livello nazionale sono, diciamo, i cosiddetti guru su questi argomenti e hanno fatto una presentazione di 10 minuti, una classica presentazione per presentare quali sono le chiavi del successo dietro a queste aree tematiche. Il pomeriggio, in realtà, invece, la struttura del festival è stata quella di inglobare all'interno dal basso, quindi i protagonisti del cambiamento, quindi hanno provato a fare una chiamata alle armi, diciamo, rivolta ad associazioni, a cittadini, a pubbliche amministrazioni che chiamate appunto a incontrarsi in un pomeriggio intorno a dei tavoli tecnici per progettare insieme un qualcosa. Abbiamo visto, no, che ci sono state un po' delle criticità che ci ha raccontato Chiara nel reale successo di questa operazione. Comunque i tavoli ruotavano intorno invece a queste tematiche: giovani e lavoro, la governance dei beni comuni, territorio, cultura, turismo ed ecosistemi di promozione territoriale, community organizing, crowdfunding, imprenditoria rurale, media e big data. Quindi hanno unito, a seconda delle competenze, a seconda dell'interesse dei partecipanti, dei tavoli tecnici di progettazione. Allora, in realtà, un po' chiacchierando con Chiara nel come strutturare questo laboratorio, ma in realtà lo andiamo anche un po' ad autogestire, che cosa possiamo fare? Cioè, lanciamo una cosa e vediamo in che modo possiamo interagire. Senso, comunque siamo noi e possiamo darci un obiettivo, che può essere quello di andare a organizzare un nuovo festival del cambiamento, una seconda edizione, cioè nel senso cogliendo le criticità e opportunità di questo territorio che si muove intorno a queste tematiche, noi volessimo organizzare un festival, chi andremmo a chiamare? Chiameremo le stesse persone o i tavoli tecnici, li struttureremo comunque sempre riguardo a queste tematiche, chiameremo gli stessi soggetti che comunque erano su un arco nazionale, nel senso c'erano ragazzi anche di gruppi di Lecce come amministratori leccesi presenti e invitati a quel festival.
Oppure semplicemente ripensare un secondo festival che ovviamente rimane a Bologna, quindi noi andiamo a fornire semplicemente dei feedback di gestione di una nuova organizzazione. Questo lo scegliamo in realtà noi perché non ha forse senso dividerci in due gruppi, c'è cioè uno che lavora su Bologna, l'altro lavora sul territorio. Possiamo in realtà immaginarci due modelli, un contributo a livello di una seconda edizione su Bologna, ma in realtà anche un contributo che può essere quello, perché non fare un festival itinerante, cioè a seconda delle vostre antenne, strutturatelo in un certo modo. Tra le criticità che ci aveva dato Chiara, in realtà era un po' implicita spesso in queste organizzazioni, in queste tipologie di festival, dove comunque solo un giorno, sono poche ore, le persone non si conoscono, e soprattutto quali sono i risultati finali. Cioè, nel senso che ci siamo incontrati intorno a un tavolo, abbiamo elaborato delle strategie comuni e poi è finita lì il processo, no? Nel senso, sicuramente è continuato, però questa è stata una chiave di lettura critica che Chiara ci ha dato. In realtà ce lo possiamo un po' auto-organizzare questo laboratorio. Senza dubbio dobbiamo fare un salto di qualità, no? Cioè, laddove ci ha detto cos'è che non ha funzionato, reimmaginarci un qualcosa di nuovo, soprattutto che porti a dei risultati visibili nella progettazione. E quindi adesso chiudiamo la diretta in modo che poi noi facciamo un punto della situazione generale e poi la riattiviamo sui gruppi di lavoro. Se possibile facciamo questo passaggio, 5 minuti di pausa così noi ci organizziamo e poi ritorniamo sulla diretta. Ritorniamo un attimo in diretta solo per raccontare un po' questa breve pausa in offline, perché in realtà abbiamo un po' deciso in che modo strutturare questo laboratorio e cogliendo un po' quello che sono stati i suggerimenti fornitici da Chiara, proviamo semplicemente a fare un salto verso un secondo festival, ma partendo da quello che è stato organizzato a Bologna, quindi semplicemente dare come risultato finale di questo laboratorio nostre indicazioni su come dovrebbe andarsi a svolgere la nuova edizione, ma anche scegliere, quindi se è una seconda edizione di una giornata, di due giornate, se deve essere itinerante. Però in ogni caso partire da questo gruppo di lavoro e consegnare poi a Rena delle soluzioni che possono essere poi pragmatiche nei risultati di un festival del genere. Quindi adesso partiremo con un tavolo di lavoro e al lavoro finito proviamo a fare un piccolo resoconto, quindi da casa un po' stacchiamo i microfoni quando chiacchieriamo, quindi ci seguirete direttamente dallo schermo con l'audio ambientale. Lavoro in comune, un altro lavoro da Rena, tanti
anni, soprattutto gli è stato facile, no? da questo punto di vista. Per esempio, loro hanno dato un titolo, no? Cioè, nel senso, loro hanno pensato a un festival su tutti i temi, non hanno dato un ok, una festa con cambiamenti intorno a cosa, cioè a tutte le tematiche. E, per esempio, lo potrebbero, no, inquadrare anche con un'area tematica sola. Quest'anno facciamo questa cosa, o se è itinerante a Lecce ha senso parlare di turismo legato tra entroterra e costa, Roma di governance pubblica e gestione della comunità, Bologna le cooperative, cioè, comunque partire a seconda di dove è l'antenna di riferimento butta dentro una tematica specifica. Adesso notavo comunque nel primo questo elemento del cambiamento senza un sottotitolo specifico. Ne avevano troppi. Già quello che aveva proposto solo lei, quello della cultura, già racchiudeva il mondo. Già, ecco, su quel tema. Comando che abbia detto territorio, cultura, turismo ed ecosistemi di promozione del territorio. Anche una settimana ma anche l'agricoltura, la new economy con i giovani imprenditori campani, cioè anche lì veramente il mondo. Poi non erano mischiati, un'altra cosa, per esempio, cioè perché l'agricoltura, perché i makers non possono essere traino della promozione turistica, pure lo potrei, se messi insieme ai promotori turistici forse esce una cosa particolare, perché chi si occupa di agricoltura non può andare a intervenire su un'altra tematica. Li hanno settorializzati, non trovando un salto di qualità, no? Nell'incrocio delle due persone. Infatti anche a livello di partner erano settoriali anche quelli. Sì. A parte le banche, per il resto. Sì, sì, era quasi tutto a compartimento stagno nel commercio, Confagricoltura erano legati alle specifiche dei vari gruppi. Perché quella cosa sarebbe molto interessante mischiarli. Però ci aggiungiamo complessità che in un laboratorio. Perché come idea sono andati a. Perché assolutamente pure io credo che agricoltura e turismo vanno perfettamente d'accordo. Soprattutto la new economy. Quella biodiversità sui territori, la nuova agricoltura biologica che non è nuova però può diventarlo. Speriamo. 10. Un tema che emerge da. Adesso utilizziamo a strutturare, come dicevi tu, il festival itinerante delle comunità con argomenti specifici a seconda del territorio in cui si svolge, e quindi questo riduce sia la complessità, non abbiamo 450 partecipanti, per esempio diviso in tre zone, cioè tre città, Lecce, Roma, Bologna, magari riusciamo a trattare sud, centro e nord, ma magari possiamo anche slegarlo a questo punto dal territorio di riferimento provincia di Lecce, Roma, Bologna, e metterlo, problema del mezzogiorno, problema del centro e del nord, se sta generalizzazione azzardata viene accettata, comunque dipende da quante risorse hai. Secondo me il festival dell'anno scorso magari come follow up non è andato un granché, nel senso che poi finito il festival, tranne pochi casi che ci ha detto lei, tutti a casa loro, no? Nel senso così, però a livello di immagine è stato un successone, no? Anche io parlando con questi giorni dei laboratori, dicevo progetto Lena di Bologna, no? Quindi magari l'anno prossimo potrebbe attirare risorse ancora maggiori anche da sponsor privati in amministrazione. Quindi magari io per sopperire alla mancanza di follow up prevederei una parte dei fondi destinata alla progettazione a livello professionale, in senso, la realizzazione dei progetti che nascono nei tavoli di lavoro, sì, nel senso magari dei professionisti che poi aiutano, guidano per esempio tutti i vari progetti che sono usciti, selezionando i migliori secondo loro, i più, diciamo,
più validi in modo che possano essere. Poi che succede? Questi progetti si seleziona uno per località, se lo facciamo itinerante per esempio, questi progetti poi dopo che vengono progettati, nel senso che esiste un progetto vero e proprio, si può anche fare un incontro successivo di tutti questi progetti in cui si fa un contest tra progetti, qualcosa, e magari si invita anche, no? Si invitano anche realtà private, risorti e amministrazioni che possono scegliere magari di finanziare, non dico tutti, ma alcuni di questi progetti. Anzi, è stato molto interessante. Loro per esempio loro non hanno considerato, cioè hai trovato gli sponsor, non hai investito, facciamo 100, non so quanto. Sì, hai preso la sala di facciamo 100.000 euro, perché non hai investito per esempio 15.000 come premio di realizzazione di un progetto che nasce da quel tavolo? Dove nasce una micro startup dall'idea fai dai la migliore, è sempre Arena che decide qual è, fai una call dietro al festival, no? Quindi quel progetto, il migliore dei tavoli viene deciso e poi ha comunque un finanziamento iniziale di 10.000 euro per... Perché 10.000 parliamo di un finanziamento anche di 200.000, nel senso che pagare un professionista 10.000 euro vuol dire che ti fa un progetto che puoi vincere anche 200.000, quindi non è che sono proprio progetti molto... No, ma anche solo fare uno legato a... progetto minimo, no? che può uscire, non è che servono forse 100.000 euro, no? di partenza. Ma anche su 10, anche 5 finanziati. Sì, anche 5, ora non so, ma dai 3.000 euro, 4.000 euro, ne so, diventa start up. Anche perché tra i 10 sicuramente ci sono micro aree e macro aree. Anche all'interno di questi 10 ce ne sono alcuni che possono far parte sì, proprio... di una macro area, quindi metterli insieme anche solo 5 finanziarli, questa sì, è un'ottima idea. Questo della call, no? È molto interessante. Puoi anche riattivare il crowdfunding dopo, una volta che c'hai i progetti. Per attivare quei progetti. Una volta che c'hai una rete di tutti questi personaggi, che comunque il crowdfunding su questo tipo di ambienti vanno. Scritto. Ok, scritto. E cosa scrivo? Il festival itinerante diviso per aree tematiche, previsione di fondi per progettazione reale. Ma di queste idee ci stanno venendo, piano piano le sviluppiamo. E io andavo una bella mail. Dovete fare così. Suggerimenti, no? Ma ci mandano. Ma sì, diciamo che la call è molto interessante, perché loro per esempio non sono andati a chiedere 25 euro, no, di partecipazione, che non sono nulla, non c'è una giornata con un professionista del genere, quindi con il pranzo pagato. Potevano essere investiti. Potevano essere investiti e soprattutto poteva essere il anche, pagamento, anche cioè io forse a 25 euro a seguirmi il corso che non mi dà un risultato. Va bene, però se forse pago 50 che ho la possibilità che il mio progetto diventi grandi realtà, forse un cittadino normale, come sempre ritornato a quello che è dal basso, potrebbe essere, dice ok, io ci do 50 euro in quel tavolo, c'ho il progettista di Bruxelles, il più bravo seduto su quel tavolo, forse tengo. Però anche lì hanno sbagliato perché era una rete più nazionale piuttosto che internazionale. Ho fatto non il progettista sono di Bruxelles, sì, così come può essere un progettista anche di Lecce, insomma, no? Cioè, non ne si sono rivolti all'Europa, anche qui, per tutto il discorso che era stato fatto anche negli altri laboratori, il discorso della rete tra le varie associazioni, perché puntare solo su Italia? Quindi una visione più internazionale. Quindi vogliono i allora quello del festival itinerante. Almeno l'Europea, non dico di arrivare in Australia. Però uno è la call insieme al crowdfunding, no? Quindi farti uscire una call dalla progettazione del settore tematici. Una call è un tipo un bando. Poi una vacancy chiamata. Cioè vedi per esempio. Allora, se tu ti trovi a parlare con tecnici specializzati che ti pagano questi termini che non so... Però, c'è... Io sono un avvocato, per dire. Però non partecipa, cioè nel senso... Dov'è lì l'errore? Lì è l'errore della società in genere. Sì, cioè nel senso che se... Sì, no, nel senso che poi come dicevo non è, cioè, è vero che se non sei del settore non partecipi, però in realtà l'approccio
spesso di questi professionisti nel mondo, dal mondo del basso, cioè non è per niente... Beh, dal basso vuol dire che uno può anche iniziare. Ma infatti, infatti dal basso è che non dal basso è quello, cioè dal basso, un giorno decido che esatto. Cioè è un po' pretenzioso il fatto che loro... Cioè questa attenzione nel mondo professionisti in genere. Quindi mangia queste cose che si può strafare. Ma lui ci sbatti su, se non ti trovo un passamento. Ma chi aveva pensato di fare così? Ma non ti risolve il problema. Cioè, infatti secondo me è il motivo per cui poi un festival delle comunità del cambiamento, attenzione, cioè io sono molto critica da quello che ho sentito oggi, perché poi vedendo gli interventi e le cose, festival delle comunità. Comunità in che senso? Cioè comunità, sì, comunità associative. Al massimo, cioè, al massimo delle, no, dell'innovazione, però forse in effetti è bene poi nelle tavole che ci siano non tanto quelle in realtà che già esistono e lavorano in quei settori al massimo livello di innovazione, ma in realtà no, fare da tramite per coinvolgere delle altre, diciamo che tu mi metti quei tre che parlano la stessa lingua, sono professionisti, fanno super progetti, vincono 30.000, cioè, tre bandi all'anno. Delle competenze, un'esperienza, affermando il suo settore, confrontarsi con quella realtà e quindi far muovere l'altra realtà. Che possa essere, cioè, come può essere noi che ci confrontiamo per la prima volta con questo, no? Cioè, è la stessa cosa, ha più senso questo che chiamare, avremmo dovuto chiamare quelle 3-4 associazioni che già lavorano in queste cose, di ragazzi venite, c'è questa bella cosa da sentire. Cioè. E questa è un'altra critica forte che farei a loro, cioè che poi loro giustamente la impostano così perché loro cercano di far emergere il meglio delle realtà associative innovative sul territorio, è giusto, però poi non ti aspettare che da questo ne escano dei progetti condivisi. Perché lei ha parlato proprio di cultura alta e cultura tra virgolette dal basso, però questo non c'è stato. Sì, diciamo che sì, c'è stato fino a un certo punto, perché appunto, sì, forse è stato quel follow-up che dice lei, ma perché secondo me è sbagliata la strategia di intervento sul lavoro pomeridiano. È troppo tecnicismo. No, forse ci sta pure che tu la mattina, cioè come esattamente come un laboratorio dal basso. Cioè, se parli di campagna, per esempio, non può mancare Lucio, Paparina, no, Paparina. No, intendo quello, no. Io intendo che nel momento in cui tu fai un workshop tematico su quali strategie di innovazione a livello turistico, culturale, promozione, cioè il territorio, come è stato fatto anche nelle scorse giornate, nel pomeriggio coinvolgi non soltanto gli attori che già lavorano, ma anche quelle comunità che magari poi sono da stimolo per la creazione di progetti, perché comunque chiunque si può esatto, cioè, esatto, senza selezionare a priori, perché devi selezionare le comunità? Sì. Cioè, questo che poi è in automatico la selezione, perché viene in automatico quello che sia all'inizio, brava, che alla dopo fine. Perché però poi deve essere naturale la selezione, cioè non deve essere. Sì, infatti. Cioè, come quando ogni volta ti approcci in un ambiente nuovo vai a sbattere comunque contro tecnicismi, cose che ti interessanti di legge e dici però io non parlo il legalese, no? Però comincia piano piano sì. Sbatti, io prima di fare il bando principi attivi mica sapevo cos'era il follow up, sì. Io la vedevo come una cosa di voglio... speriamo che vada bene questa attività, è il mio follow up, anche in inglese sui sintetici sono, sì, perché, no? Speriamo che vada bene, vuol dire. Sì. Incrociamo le dita, sì. Un po' là, però vabbè, comunque. No, quella è una cosa, e ritorni però sui tavoli che coinvolgono comunque persone che sono prettamente. Ti richiudi sempre là, nel senso che alla fine la call al tavolo di progettazione, io posso fare la campagna sulla villa la domenica mattina. Ma so per certo che le tre persone che hanno quei posti liberi saranno quelle tre persone, cioè che sono già quella c'è la selezione naturale, ovviamente chi è interessato partecipa alla call, chi non è interessato non lo potrei mai convincere. Però deve essere interessato perché c'ha la progettazione dietro, esatto. No? Perché vede quell'incontro come un'opportunità di rete, perché io sto conoscendo adesso Fusacchia del Miurro, dell'Inoci di Lecce, per me è un'ottima occasione. No, c'è l'ottima occasione perché tu c'hai un professionista a citare il suo nome che ti guida verso qualcosa, verso il cambiamento, perché se no. Esatto.
Perché io penso che il cambiamento che c'è in atto all'interno del Festival di Reno è quello che c'è, che è in atto, no? Già, sì. Che lei dice, aspetta, no, il progetto è fantastico, eterno presente, no? Cioè il Festival delle Comunità, il cambiamento per assurdo è l'eterno presente. Cioè come adesso l'Italia si sta cambiando dal punto di vista dell'innovazione, inserendo quello che c'è già. Mentre il tavolo potrebbe essere una progettazione più che aspira ad altro, no? Cioè questo c'è già, cosa possiamo fare in più? Questo lo fai coinvolgendo chi già lo fa e chi vorrebbe fare. Io però ho messo un pensato del progetto così. Sì, però ha uno scopo, ha una mission il festival. Se non ha una mission il festival del Comunità del Cambiamento, non lo fa, lo fa esclusivamente per mettere in rete quelle società del cambiamento, o le comunità del cambiamento. A me piace tanto l'idea del progetto, dell'idea progettuale, perché non esce un progetto da un tavolo, esce un'idea progettuale che poi vince e viene sviluppato attraverso quella rete del di Rena, per assurdo, cioè, cioè quello che vogliamo, però quello è il follow up. Insomma pure là è un passaggio molto interessante sia di sostenibilità attraverso l'iscrizione, perché comunque cioè, stai pagando per essere accompagnato 3 ore, 4 ore e poi una settimana per fare formazione, dopo, per fare formazione e risolvere dei tecnicismi, nonché un altro che ti accompagna alla realizzazione di quell'idea. Quindi in ogni caso, ripeto, se non so 50, so 100 euro, ma se il tavolo lo imposti che in realtà hai una possibilità, quindi tu investimenti solo di 100 euro, al contrario, dovresti andarti a scrivere del progetto, trovarti la rete, tutta la cosa, ecco. La persona interessata la potrebbe investire, nel senso che dice ok. Una persona selezione, sarebbe bello anche, no? Non dico arrivare già a preparargli, con qualche idea. Quello ci danno. Come bene o male tutti noi eravamo preparati a qualcosa, avevamo in mente qualcosa riguardo ai beni diffusi, quello che voglio dire. Vero? Cioè secondo me ti stimo, se tu poi c'hai una... il confronto poi... Cioè comunque se tu hai un'idea ce l'hai già, quindi io la scrivo, te la porti con te, nel tuo cervello, la preparazione secondo me... Sì, ma può essere anche stimolare te stesso poi... Sì, la mattina, il sentire, ci ti stimola... Tu ti paghi la formazione e ti paghi anche... diciamo la scommessa di avere... Sì. La tua idea progettuale, non parliamo di progetto perché siamo tutti d'accordo che da un laboratorio non possa uscirne un progetto. Uscire un'idea progettuale. È un'idea progettuale. Sì, una informazione in più, come compai, no? Noi pensavamo che Borgo Dentro d'Italia volesse dire un paese bello, in realtà Borgo Dentro d'Italia è tutto Smart City, innovazione sociale, economica. Prima è tutta la Raldi, no? I cavalieri. Pensavo una cosa tipo sistema il tuo comune e diventi un borgo del tuo edale, in realtà no, crea opportunità innovative che siano legate all'economia, al mondo rurale, al mondo delle tecnologie, sociale, culturale, qualsiasi cosa, e noi ti facciamo diventare un borgo del tuo edale, però devi darci cose tangibili, non il muro, anche il muro bello e sistemato. Però come ha detto lui, un borgo del tuo edale può essere anche un paese brutto. L'importante è che ci sia un'attivazione, no? A livello della comunità locale verso uno sviluppo. L'innovazione. Qualsiasi strada prendi, che sia agricola, turistica, culturale, economica, enogastronomica, tutto quello che vuoi. No, sì. Io almeno un borgo di Sicilia, sì, così vengono più tempo. Ma io pure voglio dire, avevo un'idea sbagliata, ma io avevo quell'idea. La mattina in macchina, mentre lo riportavo, mi ha detto, guarda, un borgo di Sicilia, questo è anche un paese brutto, perché la pasta va a posto. Il paese ha grandi potenzialità, dico, ma sta, no? Nel senso, che possiamo fare? Ci possiamo lavorare. Allora, noi abbiamo adesso sicuro una linea chiara. Che fai questo? La predisposizione è data. Allora, abbiamo una cosa certa, che la trasformazione è senza dubbio intorno ai tavoli. Quindi la media quant'è delle persone che partecipano al tavolo? Simone ce la può fare subito, vero Simone? Ci puoi fare la media sul sera. Ci testa, perché elaborami qual è la tendenza. Giuseppe Raffaella, che è quello di Gia Statistics, che fa il professore di statistica lì a corso. Ci sta avanzando il cervello. Io faccio i compiti a casa, non mi aspetto.
detto che siete stati migliorati. Però ho detto che siete migliorati. Siete migliorati tantissimo. Vabbè, ci stiamo combattendo, ma loro comunque molto bravo. Diciamo, sono 12-15 in media le persone che loro hanno individuato. Quanti? 12 per... Quanti siamo noi oggi? Sì. Neanche, quindi non è neanche tanto difficile. Questo ci stiamo in quello della progettazione. Sì, ma se io sono già... Nei 12 fanno affinché... Cioè, perché avrei bisogno? Cioè... E io quello di impegnare un attimo a sforzarmi il cervello a pensare da progettuale. Infatti ce ne ho tanti che comunque posso fare a prescindere da te. Questi sono i tavoli, quindi. Quelli sono i tavoli, si dice. Quante noi sono? Che quello è. Quindi tu sai, c'è stata la mattina. Tavoli di 12-15 persone che potrebbero reggere se fai, per esempio, sono tavoli, facciamoli da 15. Ha senso se almeno 5 sono aspiranti. Secondo me sì, più di aspiranti, meno dei. Però su 15-10 aspiranti, per esempio, cioè, infatti 15 vabbè, però, non lo so, però 10 invece professionisti, cioè come faci in 3 ore, cioè secondo me, nella minoranza dico io, cioè tu metti 15 persone e di quei 10 professionisti, cioè chi sarà il vincitore? Cioè perché comunque uno deve emergere, no? Tre professionisti così, non è. O sono professionisti di aree diverse. Però se sono professionisti della stessa area, chi deve vincere? Come dicevi, cioè, deve emergere una figura, un moderatore, una figura che coordina. Ma quella c'è già nel tavolo, quella l'hai già individuata e quello è, diciamo, il tuo progettista, il moderatore. Ok. Quindi diciamo che il moderatore lo fa il progettista che deve andare a metterti a sistema quella. Però poi i tecnici fanno i tecnici, però tra virgolette possono mettere solo delle idee, no? E gli altri progettano, perché altrimenti facciamo come dice lei, vincerà per forza un tecnico. Oppure si può anche fare, per esempio, perché lui giustamente ha le competenze molto più ampie rispetto ad una persona che va solo come partecipante, no? E se si facesse un tavolo da 10 all'interno del quale 5 sono tecnici, comunque discutendo in un confronto breve, scelgono una sottotematica del tema, ossia secondo me tu fai il tavolo turismo già quello la partenza di quello era sbagliato, vabbè, fai contenuto turismo innovazione rurale, metti un tema così, un tavolo da 10 persone che discute di questo, allora tu dai un tot di tempo a queste persone per trovare una sottotematica, cioè una specificità del tema. Su questa specificità poi, quindi attraverso l'esperienza dei tecnici che quindi sono inseriti in quel settore, che quindi hanno delle competenze specifiche, si individua un sottotema da cui far derivare l'idea progettuale grazie ai 5 non tecnici. Perché il tecnico gli vuol dare la possibilità di, che conosce benissimo. Io non ho capito perché individuare il sottotema. Perché così fai. L'argomento specifico. Esatto. Mobilità, cash. Capito? Io dico, dal tecnico puoi avere la competenza tecnica, culturale del tema, l'esperienza del lavoro, diciamo sì, sono stati fatti questi, sì, però magari in ambito turistico ancora, in ambito rurale manca questo, cioè trovarti, no, dall'esperienza dei tecnici un tema che ancora è da sviluppare proprio. Ma tu gli stai dando un tema, ti sto che fai io delle domande perché non sto capendo, tu gli stai dando un tema. Il sottotema. No, il sottotema deve venire dal confronto tra. Che poi è l'idea progettuale. L'idea. No, è diverso. Cioè se tu dici, allora per esempio noi abbiamo fatto, no? Faccio l'esempio del laboratorio nostro, Borghi Autentici d'Italia. Questo è il tema, tu senti vari esponenti del Borghi Autentici, fai un tavolo tematico su Borghi Autentici d'Italia, sviluppo e innovazione, allora tu dici. Ah sì, si è sviluppato a Melpignano questo, a Lazio questo, nel Molise quest'altro, con quegli esperti in Borghi Autentici, con persone che portano la propria testimonianza, no? Se tu hai un confronto con queste persone tra tecnici, no, ad un tavolo di 10, non di 500 persone, puoi dire, però al Borghi Autentico non si è sviluppato abbastanza questa tematica, questo indirizzo di sviluppo, come per esempio l'ambiente, la sostenibilità ambientale legata al turismo. Ma quello non è sì, però quello non è il tema militare, scusi. No.
non so, come un'analisi critica rispetto al tema attuale, la specificità. E capito, una specificità la puoi sviluppare con un'idea progettuale, cioè l'idea progettuale non è il borgo autentico in genere. No, così, capito, parte da un tema, arriva l'idea progettuale, il passaggio logico è insito, è implicito, non c'è bisogno di spiegarlo per però questo giustifica ancora la presenza dei tecnici al tavolo, secondo me. No, da una parte all'altra ci devi passare per quello. No, nel ragionamento logico. A parte poi, per esempio, cioè, se tu, ponendo il caso che il tavolo è sempre composto da due azioni, da due concept, facciamo ad esempio la mobilità e il turismo, ok? Facciamo che ogni tavolo è la cucina e la promozione territoriale, il mare e il benessere, ok? C'è sempre questa, due tematiche a tavolo. Tu potresti anche fare che sono solo due professionisti, uno ponendo mobilità e turismo. Uno sulla mobilità, chi ha sviluppato mobilità nel turismo e chi grazie al turismo ha portato un vantaggio sulla mobilità. E questi due sono i due tecnici che c'hai dentro. A quel punto il tavolo si può ridurre tra solo 5 partecipanti, il tavolo diventa da 7 e quelle 5 persone insieme a questi due vanno a sviluppare direttamente la nuova idea, senza fare che questi si ritrovano prima o altro, lo fai pure a coppia. Ti serve il tecnico perché è quello che ha agito da guida. Tecnico, in ogni caso è portato, nel senso, ma anche l'amministratore può avere il vantaggio che quella tua idea vinca. Allora posso, per esempio, perché dice okay, cioè, se aderisce l'assessore X del comune X, il progetto tu lo disegni su quel comune X e quindi già sai a chi, da dove dovesse vincere, e poi se dovesse vincere metti che esce una bella idea a lui è comunque replicabile, quindi possiamo fare una doppietta, riparto dalla suddivisione in tre tappe itinerante, quindi il primo punto questo delle nostre migliorie diciamo da portare, poi si stabilisce la giornata di studio, che ne so, partecipano 50 persone a questa giornata di studio, poi sto prendendo questa domanda per capire quello che hai detto tu adesso, perché non sta rilavorando, no? Sì, sta rilavorando. Queste 50 persone che vogliono partecipare, che hanno pagato una quota e che la mattina si fanno 3-4 ore di teoria e il pomeriggio faranno un laboratorio dal quale emergerà un'idea progettuale da sviluppare per tavolo. 5 laboratori di 10 persone? Quindi questo era la mia domanda. Come facciamo a organizzare sti tavoli di lavoro? Li dividiamo a seconda dei professionisti che abbiamo? No. Ma no? No, io partirei dai temi, c'era quello che tu vuoi, poi se lo trovi. Cioè loro sono il professionista è unico per tutti, diciamo. Cioè quelli sono i temi base, quelli sono i temi generali, non sono 10 speaker, portiamo gli speaker, non dalle cose. I 10 temi degli speaker sono i 10 temi che sono le linee guida proprio di sviluppo, no? Anche implicite dentro al programma dell'Unione Europea, no? Aspetta, quindi loro sono partiti da dei aspetta, perché qua è la prima allora incomprensione che c'è stato forse. Lecce, Roma, Bologna. Sì, ha detto un luogo, un argomento. Un argomento, non 10. Ok. Quando avevi detto questa cosa? Quando tu non c'eri. Però aspetta. Ah, ok. No. Quindi poi noi il mediatore. Quindi comunque si potrebbe ragionare a questo punto con questa modifica che abbiamo fatto noi dell'unico tema. Abbiamo già ridotto notevolmente la complessità dell'incontro. Certo, sì. Riducendo questa complessità con i 50 partecipanti che sono interessati a quel settore specifico, che naturalmente per ogni zona sarà più giù, però così non diventa la scuola della mobilità del cambiamento, non lo festival. E facciamo la scuola? Perché? Che mi cambia la scuola? E perché dice lui così non c'è, cioè nel senso da ogni argomento è come se tu fai una sorta di formazione e progettazione. In base alle varie antenne di Rena tu fai la progettazione a Bologna riguardante il turismo, la progettazione a Roma riguardante l'Open Data, no? Quindi lui dice così sembra quasi che tu stia facendo una sorta di
di scuola e progettazione, perché non metti insieme vari argomenti che comunque vanno tutti nella stessa direzione. Se vogliamo avere un follow-up, è come quando noi facevamo le riunioni alla situazione, parlavamo di tutte le cose possibili, immaginiamo che non vogliamo mai. La cosa però, giusto, questo però può essere, io non sapevo dell'itinerante, cioè è più facile anche fare la call su questo, perché tu a Bologna lavorando su un tema metti a confronto varie realtà sullo stesso tema, si confrontano la migliore. Poi fai 5 tavoli, 5 la cosa devi rendere nazionale. Sempre nazionale. Non è che sei a Bologna. Ma io la farei locale invece. Ma è solo caso. Però spesso devono essere nazionali. Sì, sì, è normale. Nazionale e internazionale, best practice, tu le devi prendere dappertutto come vendono, è normale, non è. Non attuiamo innovazione. Però può essere più facile per quanto riguarda anche la scelta della convincente. Cioè se tu fai comunque tornare al tema, se il settore è open data, tu metti insieme i massimi esponenti dell'open data a livello nazionale e internazionale che ti fanno formazione, poi nel pomeriggio ognuno di loro segue tavoli tematici, da questi nesce un'idea progettuale che poi verrà valutata da Arena per vincere la call che ha fatto. In effetti è più pratico a livello organizzativo, non so quanto poi, cioè non è più un festival che, come dice lei, in un giorno si sono ammazzati per metterci tutto dentro per arrivare a sì, però forse eppure sì, comunque può aumentare, cioè, anche la qualità. Tre giorni è itinerante, secondo me potrebbe essere considerato ugualmente un festival. Per esempio, comunque, gli argomenti sono comunque tre, esatto. Per dire, non è quindi tu chiedereste sulle tre giornate un tema soltanto a giornata? No. Sulla io avevo capito così. Sì, io pure. Però ne mancano tanti. No, invece puoi tranquillamente farli a tappi con tre tematiche per tappa. Itinerante a tappe con tre tematiche per tappa. Cioè che ne so, a Bologna tratti i primi tre, potevi mettere proprio i tre. Quindi volendo creare anche un certo circuito, insomma, che vai a far confluire da diverse parti d'Italia all'interno di quelle tre giornate di festival. Esatto, e su quelle tre argomenti che tu tratti a giornate di festival, poi ne esce tutto il resto. Questo può facilitarti da una parte la qualità. E il follow up che hai l'organizzazione no, perché ti dà paura, poi perché ti devi organizzare tre giorni in tre parti diverse, con tre luoghi diversi, tre sponsor diversi. Il discorso organizzativo devi mettere a però tutti a Bologna. Cioè, Bologna c'è Monte dei Paschi che vinci. Ci sta Unipol, che cioè no, nel senso. Non parliamo di risorse, altrimenti poi come. No, le risorse però le regali in quale. Tu le dai per scontate, le regali per trovare. Tre tappe in tre posti diversi, non è che farne una giornata intensa con 2000 cose dentro di 8 ore. Però tre tappe in tre posti diversi sono Antena di Bologna, quella di Roma e quella di Lecce. Ti suddividi il carico, no? Le 5 persone di Bologna, come diceva lei, e ti ho fatto il mazzo. Figura di non riesce a gestire, cioè, nello stesso giorno, quindi forse sarebbe più semplice gestirne 150 e sicuramente più efficace poi. E anche tutti, e legare quelle tematiche a seconda del territorio, fai una che è più attinente a quel territorio, una che è più attinente a un altro, questo non la provo, ci sono gli esperti. Cioè su una monotematica o la mescolanza di due tematiche, diventa anche un salto di qualità, cioè dove si mette la persona. Allora prendiamo quelle tematiche, due estremi, le mischi, vedi i punti di contatto, rendi dietro comunque erano quanto sì, però ti ha detto oggettivamente alla fine sono stati 5 organizzati. Cioè, invece tu così, oltretutto così Gabri, ti puoi risolvere il problema della responsabilità di quelle che vuole antenne stesse. Cioè tu dici vabbè io faccio. Cioè non è che sono io di Bologna, che perché sono di Bologna ho più contatto sul territorio che mi carico tutto il peso del festival, in realtà facendo le tre tappe coinvolgi di più gli associati, i soci collettivi, eccetera, eccetera, quindi crei comunque altre reti
e rafforzi le antenne del festival. Beh, loro sicuramente hanno adesso. Fai tesseramenti in più perché li fai su Roma, Milano, Bari. Cioè è un circuito comunque che va ad ampliare senza prendersi in carico tutto, cioè Bologna e quella. Sarà difficile individuare gli argomenti per voi. Più che altro, ma soprattutto se questi cosa argomenti, se soprattutto questi argomenti devono essere singoli, cioè che sono pendata le ore. Ecco. Il mio è? No, il mio. Se questi argomenti, cioè, devono essere a compartimento stagno, cioè le open data rimangono open data, oppure le open data di... Una sede nel vostro aiuto può appoggiare. Se le open data li mischi invece con col turismo, non con la governance. Cioè, ma lì lo dovrebbero decidere forse più loro, se va però lo metti come una chiave di lettura organizzativa. Di lettura organizzativa cambia ogni anno. E così infatti l'ha detto la strategia. Però tu vuoi sempre, però tu vuoi sempre la doppietta o il monotematico? No, la doppietta. Cioè nel senso, cerchi sempre di impostare. Ok, perché cioè, per esempio la chiave qua, principale è abbinata a tre argomenti differenti, a tre aree tematiche differenti. In base alla vocazione del territorio, per esempio qua Lecce, turismo con una cosa che non c'entra nulla. No, l'albergo diffuso è territorio, turismo insieme a community organizing, strumenti di attivazione. Però ma stai, che scelgo, però stai pensando, che economy tu però stai già pensando a qual è il tu hai già l'idea. No, non è che ho l'idea. E con il lavoratore, cioè, è per fare un esempio di cose che possono rientrare in più campi. Se tu leghi il turismo alla sharing economy, Gabri, ci sta per dirti. Ma anche se non ci sta. Ai makers, stavo vedendo dei makers nel turismo. Cioè le monete complementari, no? Che sono le monete elettroniche, che diciamo questi sistemi nuovi, no? di pagamento, altro. Ok, ma la moneta complementare, qua dentro ci puoi mettere tutto, no? Cioè con la moneta complementare io posso comprare, vendere servizi, posso come pubblica amministrazione, come privato, creare un sistema di gioco che vinci questi soldi poi tramutati con convenzioni dentro delle attività commerciali. Però se tu queste monete complementari come organizzatore le vai e le spari dentro agli artigiani digitali, cioè gli artigiani digitali, cioè dici ok, provate a mettervi insieme artigiani digitali e moneta elettronica, cioè non apparentemente non, potreste non centrare nulla, però nel ragionamento uno porta avanti una cosa, uno porta avanti un'altra, cinque persone pure che devono sviluppare un'idea, forse metti mai che esce una cosa figa tra la moneta elettronica e i makers. Cioè, secondo me è molto interessante quello di superare proprio queste tematiche e lasciarle chiuse a se stesse, perché non ha, cioè il crowdfunding è tutto. Cioè il crowdfunding lo puoi applicare nella scena economica, nell'innovazione sociale, nei makers, nell'overgovernance, per i collettivi, nell'innovazione culturale. No, io ti dico, tu mi parli di crowdfunding e me lo leghi per la prima volta perché non si è mai parlato all'agricoltura. Esatto. Quindi metti il crowdfunding dentro l'agricoltura. Però poi lì sta all'interno, come dice lei, della strategia che la stessa associazione ti dà. No, cioè dove va a guardare le no, però per dirti le tematiche stesse e come inserirle e come farle parlare tra di loro. E la ricerca, come hai ricercato tutti quelli, di quei nomi? Come hai ricercato tutti quelli nomi? Quei nomi, mi sforzo a mettere insieme altri nomi su tematiche apparentemente sconnesse. Però ho un salto di qualità nell'idea progettuale, perché se devo andare a fare un'idea progettuale solo sul crowdfunding rischi che di nuovo ti ritrovi tre ore intorno a un tavolo e non hai parlato di niente. Intersettorialità. C'è un termine in inglese più preciso, l'inglese. Dobbiamo fare gli spagnoli, di tanto qua tu basta questi termini. Siamo passati da uno che l'inglese nemmeno lo conosceva ad un altro che si sviluppa solo con Twitter. Ovviamente questa questa cosa a livello di feedback che noi andremo a lasciare, non è che gli dici già e metti insieme il crowdfunding con l'agricoltura, quella è una cosa che fa un anno però abbiamo già arrivati 50 progetti e se già non sei più innovativo. Cioè è una lettura quotidiana del presente per capire in che modo mischiarti rispetto agli organizzatori quando si siedono per la progettazione. Allora, però direttivo, però
però tu poni sempre, mettiamo insieme delle cose che all'apparenza non c'entrano, non c'entrano. Che comunque sono pertinenti al territorio di al territorio con cui noi abbiamo a che fare. Okay. Sì, questa è la territorialità deve essere assolutamente presente, perché sennò. Sì, questo così non fanno neanche loro nulla poi. Sì. Allora, devono avere anche loro un ruolo. Ti può dar modo, come dice lui, di mischiare tematiche che sembrano non centrare. Così non fai, cioè nel senso è un cambiamento che guarda al futuro, no? Non è un cambiamento, cioè cosa sta succedendo in Italia, questo è il festival delle comunità, no, del cambiamento. Questo è cosa può succedere attraverso il festival, attraverso le comunità. Cioè, nella contaminazione, cioè, della comunità, non nella selezione. Esatto. C'è un'interfaccia. È ottima come prospettiva, perché non guardi a quello che c'è come hanno fatto loro, ma guardi a quello che è. Insieme a quello che c'è, quello che può essere. Guardi a quelli, in base a quello che c'è. È quello che può essere. Uno sguardo che va di là, cioè per assurdo puoi mischiare, hanno fatto il direttivo nuovo. Allora forse ci siamo, ci siamo l'errore, sì, bisogna tradurre in testo tante delle belle parole, cioè si può dire che questi delle comunità del futuro, sì, cioè ci abbiamo adesso, no? Il ragionamento che è nord sud centro, primo aspetto, quindi abbiamo comunque localizzato. Ma poi in Bologna, perché già è stato. Beh, Bologna è l'ideatore, insomma, quelli che. E siamo a Milano. Perché Milano rappresenta. Non li vogliamo fare. Ciao. Beh, loro sono avanti però a Bologna, perché già l'hanno fatto. Bisognerebbe partire tutti dalla loro stessa. Loro devi partire da loro, sono loro il punto di riferimento, sono avanti. Però hanno fatto altri. Il prossimo rientro qua dentro, facciamo sedere qua. Hanno sviluppato in altre realtà, no? Ha parlato anche di Torino. Allora. Possiamo anche mettere Torino, perché comunque alla fine un festival già l'hanno organizzato, tra virgolette, su avanti. Partiamo tutti dalla stessa base, a Lecce non è stato organizzato, a Roma neanche, mettiamo Torino. Per facciamo, dire. Noi comunque non andremo a indicare dove dovete fare dire. Qua, facciamo un sud, scusate, un sud centro nord, questa è la tipologia. Quindi noi abbiamo che ogni localizzazione. Questo anche per uscire, scusami se interrompo, anche per uscire dal virtuale e entrare un po' più sul reale, perché esponiamo a problemi di presenza oltre che nel virtuale, dove sono forti, anche nel reale. Sì, anche con effettivamente i media più. E questo vuol dire classici. Che non sia la rete, siano i mezzi di una volta. Cioè. Sì, ma pure un giornalista quotidiano. Esatto. Che qua solo ci sta. E soprattutto c'è la follia che non poi c'era la, neanche per il suo giornale, era solo da era poi la follia e la follia del cambiamento, cioè non è tanto che mediaticamente tu non ci sei entrato, ma com'è possibile che il mondo dei media non si sia interessato non per raccontarlo, ma per anche modificarsi e innovarsi. Però sai, perché la cosa queste editoriali ce ne ha bizzeffe che nascono su determinati settori. Però sembra un auto escludersi anche da parte loro. Perché loro degli organizzatori. Sì, perché comunque se tu ti sviluppi solo sui social, sviluppi solo quell'area lì, che ok, innovazione, tutto quello che ti pare, però sviluppi quell'area. Beh, anche se loro non rivolgendosi sono neanche a Unipol, perché diciamo, sì, contatti social. Ok, però non rivolgendosi ai vecchi mezzi media tradizionali, cioè anche loro comunque si sono auto. Ma i media tradizionali, nel senso che la TV. Ma può essere anche un giornale, tanto adesso i giornali li fanno anche tramite rete. Che loro non hanno considerato proprio nei tavoli. Cioè far partecipare, cioè uno dei tavoli tematici può essere proprio il media e di nuovo è agricoltura, cioè si può sviluppare un meccanismo editoriale dietro a quello che sta succedendo nell'evoluzione del mondo agricolo, cioè perché no? Cioè sì, c'è un, allora a quel punto un aspirante, non dico un giornalista, però un aspirante giornalista forse dice ok, cioè la mia idea è anche perché il campo editoriale è startup uguale, insomma, quando nasci c'è startup. C'è startup, nel senso,
sono tantissime le nuove, sono le nuove realtà che passano dal, dal campo editoriale, che nascono comunque sempre la crescita, la forma base, no, del, dell'impresa, cioè l'inizio di un'impresa. Sì, no, lo so cos'è, però no, ormai dico sei startup, sei la parte, però sei anche impresa, no? Cioè, non nuova impresa. Ma nuova impresa. Sei impresa, nel senso a me è il mio campo, no, professionale, però dico, cioè, posso sviluppare un'impresa che è comunque editoriale dietro a queste tematiche? Sì, cioè lo potrei sviluppare. Cavolo. Assolutamente, tutti i temi sono legati. Quelle intersezioni che si creano. E lì è stato un vuoto, non tanto il fatto che non ci siamo stati per raccontare quell'evento, ma che non ci siamo stati per partecipare, cioè proprio come figure. Come se non ci avessero proprio pensato. Come se non sono state escluse, in realtà sono dentro quel processo. Cioè, a partire da lì, che devi raccontare? Tutto. Quindi, passo indietro. Abbiamo nord, sud, centro. Ok. Di questo nord sud centro ogni area ha comunque problema per farlo diventare discorsivo. Questo lo traduciamo al discorso, andiamo a sviluppare adesso, dice, lo schema di scorso. Perché noi stiamo facendo nord sud e centro? Sì. Però questo è... ok, allora facciamo così. Facciamo quali sono i punti per ora certi che ci siamo più o meno dati e poi al massimo proviamo a trasformarli in fondo in concreti perché parole. Se tutto ciò facciamo pure una pausa diretta, sì. Non lo dire perché comunque caffè fai una pausa a caffè. Una pausa a caffè, ma il caffè fa male, guarda. Comunque una tematica contestualizzata, diciamo, no? Contestualizzata. A quel punto abbiamo deciso. Contestualizzata al dopo Peppe, voi punto sta fissando al territorio. Poi abbiamo che ogni tavola, al di là del numero l'abbiamo identificato un altro, prevede sempre un doppio ragionamento, quindi con almeno due professionisti e il moderatore che è un progettista. Questo il... Sì, però prima di tutto ciò la cosa fondamentale è il primo, una visione più internazionale. Quello va a prescindere dal nord e sud. Allora, no, parte dal... l'apertura internazionale del fest, cioè, okay. una cornice. Allora, questo è il primo punto. Poi noi individuiamo il nord, sud, centro. Poi abbiamo una tematica contestualizzata al territorio a seconda del nord, sud, centro. Poi abbiamo varie tematiche. No, perché volevamo inserirne più che fossero intersecati. Però questo è il punto 4, lo leggo ai professionisti. Cioè i due professionisti identificano singolarmente le due domande. Ipotesi, poi dopo le mischiamo. Dei tavoli. Dei tavoli. Non stiamo sugli speaker, okay. Gli speaker quelli li affrontiamo dopo, ma quella è la cosa. Gli speaker sempre vogliamo parlare una maniera. Sì, cioè, non ci interessano più. Interviene si chiama speaker. No, nel senso che dice però... Moderatore è un progettista. E a quel punto fondamentale però che il tavolo tecnico sia impostato a chiamare, cioè con una vincita, nel senso che tu partecipi i cinque posti. Tavolo tecnico è legato all'idea progettuale per rispondere alla voltina di Rena, a una call di Rena. Si chiama Paul Giuseppe, chiamo la Paul. No, non ci capiscono Giuseppe, se non dici Paul, lei dice come? Cazzo così parla. Siamo gesti, la parte ci chiede questo. No, lei, allora lei ha detto che vuole... Quelli hanno detto che vuole... Cioè noi ci offriamo una cosa di fare di tante lezze, non è che... Dopo che ne vedo altro, comunque il documento... Cerchiamo di farlo adesso il più possibile, poi lo implementiamo tra partecipanti e dentro una settimana lo giriamo con il nostro progetto del 2015. E gli metti sotto il costo. E infatti, esatto. Se no, anche con la media, metti mai, vuole fare una... Se no, qua, che trova.
perché il nostro lavoro è un follow-up, ce l'ha realizzato già, quindi no. A quel punto, finito il tavolo tecnico, facciamo di dura 3 ore e da 10 un'idea per la call. Però questa call è diretta, cioè finisce questo workshop e loro imbucano l'idea progettuale all'arena, oppure c'è comunque ancora una concertazione che dura una settimana? Io direi che loro consegnano l'idea progettuale e poi dopo viene detto da quel tavolo, da quel festival, qual è l'idea vincente. E quindi si quindi ritrova. Fai 3 call? Sì. Quindi se tu consegni l'idea progettuale che finisci il tavolo, allora ci alziamo e perché qua. Ce ne sono già 9, perché sono 3 ogni giorno, no? Sì. Sono 3 giorni, ho capito bene? Sì. No, sono 3 colpi a 3 giorni. Noi abbiamo detto 3. No, una al giorno. Ah, una al giorno. Sì, no. Un'idea vince al giorno. Un'idea. Però come funziona? Allora, no, io avevo capito, erano 3 giorni, 3 call. Tre città, 3 call, sì, una città. Ok, non io avevo capito, 3 per città. Non una per allora adesso no, però. Ci alziamo. È una generale. Una generale. Sì, ci alziamo da questo tavolo e noi abbiamo la nostra bella progettuale. No? Mettiamoci nei panni. In 3 ore noi siamo in grado di stilare anche solo un'idea progettuale che possa essere. Scusa. Anzi, seguendo non ti rispondo. Perché no? Mi allaccio a quello che chiedevi tu. O ci può essere questa settimana di confronto ancora con qualcuno e dopo la settimana inviare l'idea? No. Allora, secondo me è caso. Però lì diventa scuola, come diceva lui. Secondo me regge una giornata, sai in che modo? Se loro sono loro, noi, chi va a organizzare una cosa del genere, è talmente bravo quel progettista, quindi il progettista ha un metodo tale che come hai compilato principi attivi, come hai fatto la bordo dal basso, il suo formulario. Nel senso che il progettista man mano dall'idea che viene già sta mettendo riempiendo delle caselle. Esatto. Quindi tu c'hai uno schema standard che risponde a dei requisiti che hanno un punteggio tra follow up, sostenibilità e corrispondenza delle caratteristiche professionali dentro. Ottenuto. Perché le idee possono essere un po' bravo, se no diventa difficile. E se poi tu vai a una settimana, per esempio, comunque. Nasce una formazione. E poi non è più riservato, tra virgolette, ai partecipanti, della giornata. Bravo. Scheda standard. Di costruzione dell'idea progettuale. Sì, sì, soprattutto. Vabbè, poi ovviamente è un'idea progettuale, appunto, non è un progetto. Quindi quel progetto, una volta che l'idea progettuale vince, ti confronti con Rena. Appunto, sei con Rena che fa da incubatore, la costruzione. Del percorso. Sì. Magari se ha pure delle correzioni da fare, perché certo. È l'idea che vince quella. Diciamo con una scheda standard, secondo me in 3 ore ce la puoi fare. Ovviamente il partecipante, un po' come fanno con la scuola di Influenti Spiriti, il partecipante già nell'iscrizione a quel tavolo deve già portare una sua idea. Come a tutti i corsi che fanno, qualsiasi corso. Cioè, tu hai bisogno di spiegarlo? No, noi non lo mettiamo, però se tu già arrivi che qualcosa di prima già c'è, quindi non parti proprio da zero. Se ci incontriamo. Io volevo sapere un'altra cosa, sempre da ignorante, no? E come decidi la partecipazione ai tavoli degli aspiranti? Cioè, è libera oppure li vedi casualmente? Io la prego sul business. Se tu hai scelto, per esempio, mare e sole, mare e spiaggia, mare e montagna, no? Cioè, chi decide come i partecipanti si dividono? Come sono loro quando si iscrivono? Cioè, chi decide? Cioè, con il capo, chi parte nel suo interesse? Se no, quello così non rischi di squilibrarli, oppure metti possibili. No, a livello proprio organizzativo, no? Che quelli sono i problemi che abbiamo risolto. Cioè, se vado in equipo. Cioè tu metti 5, non lo so, 7 posti a tavolo, no? Quindi fai mettere la preferenza fino al raggiungimento dei 7 posti, poi l'altra persona, cioè una persona che arriva ottava dice vabbè allora io la preferenza la metti sempre sul nome o sul simbolo. Dai, meno, davvero dici Eh sì, comunque una, cioè, secondo me il follow up è intelligente da questo punto di vista perché diventa già una condizione di partenza. Quindi io devo essere veloce a iscrivermi e sono rischio di perdere un'opportunità di lavorare con un tecnico di lavorare da quello che io voglio dire, no? Cioè tu nel momento in cui ti iscrivi alla giornata del festival,
Poniamo, io vado sul sito. Io vado sul sito e ho tre tavoli, cinque tavoli. Ci sono già scritti, cioè già deciso le aree tematiche dei tavoli. Quindi io posso mettere anche. Io ho già individuato le aree tematiche, il progettista e i due professionisti. Poi rimangono cinque posti vuoti. Gestiti da tre associazioni, come anche prevedere tre associazioni di liberi cittadini o libera, cinque. Ovvio qua c'è un discorso di sostenibilità nel meccanismo. Esatto, puoi tranquillamente prevedere 50 euro di biglietto a chi lavora a fare il progetto finale e 25 per chi partecipa esclusivamente la mattina. Cioè, sono molte le cose, oggi Europe organizza proprio queste cose, cioè ti dice guarda, per partecipare al workshop devi versare una quota di, altrimenti la mattina è libero agli utenti, a chi vuole comunque venire ad aggiornarsi. Beh, certo, se puoi strutturare così, per assoluto puoi avere un doppio vantaggio nell'avere veramente interessati per l'Apollo a pagare di più e partecipare alla progettazione, e lasci invece a un costo magari inferiore, quindi più aperto a livello di comunità, a chi vuole esclusivamente andare ad ascoltare il professionista che viene. Ma dove cioè, hai... tavolo, non posso uscire più idee. No, una perché devono partecipare alla Volpe, se no sì, sì, perché poi partecipano. Cioè, io ti do già il tema individuale. Tu però nella tua iscrizione mi dai già qual è la tua una settimana. Quello che ha detto lei, l'ultimo giorno ci hanno bombardato gli iscritti. No. Come sempre. Tu 5 giorni, una call è proprio di 5 scale. Quindi tu entro il 5, che è una settimana prima dell'inizio del festa, mi devi mandare la tua idea progettuale legata all'iscrizione. A quel punto il moderatore, insieme ai due professionisti, sono gli unici che leggono. Però aspetta, però che senso così non puoi farlo, perché non puoi farlo, perché se tu al tavolo tecnico, no? E partecipano persone, cioè lui con il suo, io con il mio, cioè poi non vince l'idea progettuale nata da quel tavolo. No, però già mi fa capire, aiuta il moderatore e i due progettisti, cioè tutti e cinque hanno già la stessa idea. Il problema però il problema tecnico di cioè vinci la call, no? Cioè tra persone che non si conoscono, che non hanno le cune, che sono di parti diverse della cioè ci sono anche. Ma infatti è quello che tu provi ad attraverso l'antenna di Rena laddove ha fatto il festival, di mettere in atto ovviamente che quello c'è. Cioè, il progettista che si chiede di dire ok, voi dovete fare una call contestualizzata a Milano, contestualizzata a Bologna, perché se tu stai vivendo dalla provincia di Bologna mi fai una call di un progetto sì, legato al turismo, no, capito? Cioè io mi trovo al tavolo con te e io magari le mie idee con te condividere, cioè se è vero che devo vincere una call, no? Magari però lista, però lì fai il discorso della rete, esatto, c'è lista, anche perché qui non bisogna lì la sono di Bologna piuttosto che di Milano, lì è una scommessa, no? Può essere pure che troviamo uno della Danimarca e un altro della Sardegna che non hanno tra virgolette davvero nulla in comune. Quella è una scommessa, è una scommessa a dire ok, noi abbiamo messo confrontato come fai, no, abbiamo messo qua sta in più progetti. Dobbiamo parlare di aree tematiche, non di persone. Tu vai là e trovi 6 persone, così parliamo di persone solamente, ma magari l'altro non dobbiamo parlare semplicemente questa idea progettuale, l'area tematica che può interessare un danese e un sardo, no, perché invece l'idea può nascere tranquillamente all'interno di Rena, cioè può essere un'idea progettuale che Rena porterà avanti associando e quindi con voi che diventate soci di Rena, realizzando il progetto con Rena, cioè non è un vantaggio tuo personale, ma diventi un'impresa. Questa è la diventi socio e quindi collabori nella progettazione dell'idea progettuale con Rena che ti segue nell'ambito cultura, nell'ambito ICTs, cioè quella più senso tu. Sì, nel senso. Quindi come può essere la... Cioè in realtà la collo è legata alla realizzazione di progetti con Rena. Con Rena, cioè tu sei quel socio che partecipando a quel workshop, partecipando a quel festival, dà un'idea a Rena che se vinta usi tutta la sua rete. Usi la sua rete, no, ma nel senso Rena la fa propria. Esatto. Rena fa proprio la tua idea. Basta che tu accompagni Rena in questo, come può essere aggiungere la parte del programma informarci o informare, non ricordo, può essere metterci i programmi sull'innovazione tecnologica,
nelle scuole, cioè tu fai un progetto del genere, la gestione del progetto reale è Irena, e tu, tu accompagni questa gestione diventando essere... quello necessariamente, perché lei ha poi le risorse e sia umane che finanziarie per fare il progetto, però tu diventi socio di Irena, accompagni Irena in questo, questa avventura, no, questa esperienza progettuale, che poi da lì può nascere per te un'esperienza propria all'interno di Irena con cui continuare. No, nel senso da questo livello di follow up. Sì, no? Cioè, per forza, perché poi alla fine giustamente lei dice io faccio questo festival, ma che a me non mi esce niente per Irena dal festival, dal follow up dei tavoli, a me non serve. Mentre se fai una call per un progetto che verrà realizzato all'interno di Irena e verrà inglobato, ha un senso, tu riesci a coordinare così 5 persone perché diventeranno soci di Irena e verranno accompagnati con Irena per quel progetto di Irena, non loro. Ecco perché quel progetto è all'interno del festival di Irena, con progettisti magari di Irena e con risorse di Irena. La comunità che progetta. La comunità che progetta per una mission che comunque può supportare Irena. Non fare un progetto con qualcuno che va a bussare a un po' tranquillamente. Cioè, va che no. Ma tu c'hai già la vincita. Ottieni il meccanismo degli sponsor, hai già creato la vincita di 5.000 euro sulla tua idea progettuale. Quindi... quello è lo startup, poi per la gestione finanziaria ti serve sempre di studio. C'è un accompagnatore, ma poi guida la startup. La startup non ti serve niente, cioè guida la startup, se siete in grado di farci con più 5.000 euro, beh, insomma, se non sei più stato. Però sì, però il passaggio è necessario. Però lì ritorni, se tu vinci, sì, come noi, ok, facciamo un laboratorio, cioè, da questo laboratorio noi ti garantiamo che con un tot di una vincita, una di Artelica, possiamo portare avanti il progetto insieme con questo, con quelli all'interno di Artelica. Questo include che voi partecipate sia alla realizzazione. Che poi questo non continuate, siamo bravi a trovare che va bene, no? Cioè, il follow up possono essere tanti, però comunque l'idea è innovativa all'interno di una situazione come Rena la fa sua, non è a te quella che ci contava, tu poi vieni quasi estromesso. Vabbè, il mio vantaggio è che spese 50 euro rispetto a 50 euro. No, per la rete, per come, no, per come sviluppare, sì, anche la mission stessa è fantastica. Vorrei cogliere al suo interno di incubatore di cose, di novità, di innovatività, di interesse. Deve incubare, perché sennò devi far lavorare il gioco. Questo non ce ne vuole incubare. Deve incubare a mancare. Questo è un buon modo per fare la comunità di due. Ma sviluppano anche una comunità che dicono del io pago perché prendo, cioè io non sviluppo un'idea, io sviluppo un'idea societaria, sviluppo un'idea progettuale insieme. Da inserire a Rena. Da inserire dentro Rena, ah, non la società. Però se pago. Che ne hai? Sì. Che sono quello che realizza quel progetto. Che entri nella rete di Rena. Sì, e quindi ti associ a Rena, però. E però tanto, cioè, quando ci conoscevamo, oppure stiamo riuscendo a scrivere, sì, poi che ne sai, cioè, sì, il meccanismo della, cioè, partiamo da un concetto che se non ti arrivi che hai 5.000, cioè quello è la collante dei soldi, tu vinci quei 5.000, ma se poi non sei operativo, tu puoi informare di tavolo, di progetto che vince. Cioè tu lo puoi, l'unica cosa che potresti fare, come prima pensando, hai 5 cose che potresti dividere per categorie, nel senso che non fai un tavolo, mobilità e turismo, ti chiami tutti gli ingegneri elettronici che sviluppano le biciclette elettriche, perché altrimenti il tavolo è morto là nella sua idea, cerchi di mettere un pubblico, un amministratore, un esponente dell'associazione, un cittadino qualsiasi su quel tema, al massimo settorializzi proprio l'iscrizione, proprio al massimo. Ma così no, però vai a mischiarti, no? Fai questo, è troppo chiuso, poi non si sa. Fai realizzare l'idea progettuale e la rete. Insieme ai gruppi di e lavoro. Ti dice che se tu vinci ti associ a Rena, diventi. Beh, magari un periodo di un anno per la realizzazione. Cioè sei socio di Rena nella realizzazione di questo progetto magari per un anno. Con l'acqua di dopo un anno dire come va, esatto. Dopo un anno poi guarda bene, cioè ha avuto. Sì, che Rena lo ripropone come ha fatto per altri progetti che c'ha da anni. Sì, l'idea è veramente vai, è quello che produci. Perché che fare un progetto per Rena, vorrei che Rena facesse da tutoraggio a no, però il problema no, perché poi. E poi Rena dice ma a me questo progetto non ma mi interessa. Ma è no, ma chi sei tu vincendo? E non lo vinci. No, e chi è il giudice quindi Rena? Ovviamente, è Rena che giudica. Perché tu entri nel. Cioè, perché tu, giustamente, tu
pagina su Bari, un tavolo di 10 persone, vado io, vado quella, fa quella di Modugno, va quella di Valletta, ci troviamo in un tavolo, cioè, ci stai conoscendo, ci conosciamo, facciamo una fantastica linea progettuale, perché stiamo, se si lavora bene insieme, vinci. Ok, chi ti raccoglie? Elena. Ti raccoglie Elena, che sviluppa quella tua idea progettuale nel suo circuito, che a te ti dà dei vantaggi enormi, che comunque entri in una rete organizzata, con, cioè porti a termine un progetto che prima altrimenti non avresti fatto. Due, se veramente il progetto può essere uno replicabile, lo puoi riprodurre tu una volta che hai capito i meccanismi di realizzazione, progettazione, monitoraggio del progetto. E terzo, può tranquillamente essere fantastico, e la dice che mi piace, continuo a farlo. Cioè, le prospettive sono molte di più. Sì, non bloccherò per ragionamento il fatto che non ti conosci, cioè parte di questi. Ci provi e poi Elena ti viene insieme. Però sotto Elena, sotto Elena. Se c'è questo presupposto, allora il problema. Sotto il cappello loro. Sì, tu quando ti iscrivi, sei già responsabile che se vinci, tocca a te scrivere la legge d'arena. Se no ogni delle tessere. Sì. Ok, cioè devi essere consapevole di questo per arrivare a quel premio. Ragazzi, comunque appena riproponiamo questa cosa ci fanno fare legge, oppure non ci parlano più, oppure non ci parlano più, e ci rubano l'idea, oppure ci bloccano sulla mail, i testimoni, voi siete testimoni, anche la rete è testimone. Facciamo una pausa di 5 minuti, ragazzi, caffè, dai, caffè. Poi ci rimettiamo per la fase conclusiva di Elena. Sì, dai. Poi vediamo. Andiamo. Allora. Dal tavolo. Da questo incontro, insomma, da questo del laboratorio, abbiamo provato soprattutto a ragionare sulle tematiche verso un nuovo festival delle comunità del cambiamento, partendo dalle positività e dalle criticità emerse durante la prima edizione, secondo pure quanto ci ha detto Chiara questa mattina. Allora, l'idea che è emersa dal nostro gruppo di lavoro è principalmente, diciamo, racchiusa in 8 punti che in alcuni aspetti vanno a ribaltare quello che è stato il primo festival. Non ci siamo soffermati sull'aspetto mattutino del festival, quindi sugli speaker, perché in realtà sono una diretta conseguenza di quello che abbiamo pensato ragionando intorno al pomeriggio. Quindi innanzitutto un punto critico che è emerso dal primo festival è senza dubbio quello di far emergere le buone pratiche sparse a livello diffuse a livello internazionale, quindi un festival che guardi soprattutto a ciò che a livello internazionale può essere annoverato appunto come una buona pratica. Quindi questo è senza dubbio un punto di partenza. In realtà non siamo andati a immaginarci un secondo festival sempre a Bologna o di una giornata, ma secondo noi anche per rispondere alle esigenze di una crescita associazionistica da parte di Rena e soprattutto per contestualizzare alcuni argomenti molto generalisti per come erano stati impostati sulla prima edizione, invece abbiamo impostato il ragionamento su un festival itinerante ma tematico, che comunque potesse che sia in grado di raccontare quello che il nord, il centro e il sud hanno come potenzialità di sviluppo sul loro territorio di riferimento. E le tematiche che sono state che vengono affrontate in questo festival itinerante in realtà sono strettamente connesse alle caratteristiche del territorio, e quindi gli organizzatori, Rena in primis, avvia un ragionamento organizzativo inquadrando, contestualizzando le tematiche sul territorio di riferimento. Quindi il sud avrà una tematica, il centro avrà un'altra tematica e il nord una terza tematica, che ovviamente possono essere sia simili che complementari, nel senso l'importante è fare uno studio preliminare per rendere quanto più attinente sul territorio di riferimento le tematiche del festival. A quel punto quello che ci siamo un pochino immaginati, e questo esce totalmente da quello che è stato il primo festival, è quello di ragionare con tavoli tecnici che diano comunque una risposta effettiva
alternativa a quello che viene discusso durante i tavoli tecnici e quindi che ci sia poi un proseguo nella progettazione di quello che si è discusso. Allora, per risolvere questo, questa criticità che era emersa anche durante la mattina, quando Chiara ci ha raccontato la prima esperienza bolognese, è stato quello di impostare dei tavoli tecnici strutturati in un modo totalmente diverso, quindi che non siano aperti effettivamente a una comunità del cambiamento che in realtà è già attiva nel cambiamento a livello nazionale, ma che in realtà parte da questo tavolo tecnico per inserirsi dentro a quel cambiamento. In che modo fa questo? Lo fa attraverso un moderatore che viene confermato nella gestione del tavolo tecnico, ma che noi abbiamo inquadrato come un vero e proprio, non un facilitatore del tavolo, ma un progettista vero e proprio, cioè quello che, seguendo comunque una scheda tecnica, un formulario progettuale standard per tutti i tavoli di riferimento, riesce a portare i partecipanti nella definizione di un'idea progettuale che poi diventi concreta nel vero senso della parola. Per fare questo, insieme a un progettista, occhi per lui, il tavolo è sempre affiancato da due professionisti. Sul tema dei due professionisti, in realtà c'è un aspetto che da qui questi punti non emerge, ma l'aspetto più interessante è quello di portare dell'innovazione o delle trasformazioni in atto sul territorio, non legandosi strettamente alle tematiche che erano state affrontate nel primo festival, ma in realtà di mischiarle in una duplice, in una doppia veste, nel senso non parlare soltanto di big data e visualizzazione dei dati e quindi inquadrare quell'argomento solo nell'ambito degli open data, ma legare per esempio gli open data a un processo di crescita di un territorio che per esempio può essere quello della promozione turistica. Allora un tavolo potrebbe essere l'open data e il turismo, e a quel punto i due professionisti chiamati ad accompagnare i cinque partecipanti al tavolo di progettazione sono due professionisti, uno per l'open data, uno per il settore turistico, semmai ancora meglio sono dei professionisti che già lavorano in qualche modo mischiando queste due tematiche. Sono diciamo i due esponenti di riferimento del tavolo. A quel punto il tavolo è gestito per una questione di praticità e di pragmatismo proprio di trasformare appunto l'idea progettuale, è pensato con un numero di 5 partecipanti. Allora in realtà è stato 5 come potrebbero essere 10, in realtà ci siamo immaginati 5 per renderlo quanto più fattibile, e in realtà l'operazione del follow up, che è quello che è un po' mancato nella prima edizione, passa attraverso la quota di iscrizione di questi 5 partecipanti, che in realtà perché questi 5 partecipanti? 5 partecipanti che non sono già soggetti che autori del cambiamento, ma in realtà su una tematica quale? L'open data e il turismo, accompagnati da un progettista che fa da moderatore, da due professionisti che invece inquadrano il contesto e hanno le capacità, delle chiavi di lettura per poter agire anche sul mercato, partecipano una quota di iscrizione per partecipare a questo tavolo, perché poi il risultato di quello che emerge dal workshop è in realtà un vero e proprio progetto, un'idea progettuale. Allora a quel punto il meccanismo del follow up è sì connesso con la quota di iscrizione, ma anche con questi due concetti, cioè la valutazione da parte di Rena e l'avvio del percorso realizzativo. Nel senso, noi ci siamo immaginati che nel sistema di finanziamento del festival, che in realtà in quel caso è stato gestito con main sponsor o autofinanziamento da parte dell'associazione, potrebbe rimantenere lo stesso impianto economico di sostenibilità, ma in realtà una quota di quei soldi che dovrebbero essere spesi vanno a finire per ogni tappa itinerante in una vera e propria call, cioè nel senso c'è 5.000 euro di premio per la migliore idea progettuale che emerge dai tavoli tecnici. Ipotizziamo che ci sono per esempio 5-10 tavoli tecnici per festival itinerante, o ogni partecipante è motivato a iscriversi al festival perché comunque la sua idea potrebbe già diventare, tramutarsi in realtà, e soprattutto è motivato perché
e Rena stessa che giudicherà queste idee progettuali e con un premio potrebbe portare alla realizzazione. Il meccanismo di follow up non è solo economico di una quota di iscrizione e di una vincita, ma è anche per Rena l'opportunità di aumentare i suoi iscritti, di portare dentro la, la, la sua associazione nuove persone, anche perché questo è una, non c'è un asterisco, ma in realtà nella domanda di iscrizione c'è, perché per partecipare laddove devi vincere, laddove, laddove la tua, il tuo obiettivo è quello di vincere la, la, un premio per realizzare quell'idea progettuale, in realtà questa idea progettuale va a finire sotto il cappello di Rena, cioè è sempre Rena che ti guida nella, nella realizzazione, e ovviamente per fare questo o ti tramuti in, un, in un'antenna vera e propria o comunque entri a far parte della, 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 dell'associazione come, come socio. Il, quindi in realtà noi ci siamo immaginati che per, su questi tre incontri, nord, centro, sud, tre giornate di festival itinerante, c'è un premio, una call per il nord, per il centro e per il sud sui tavoli tecnici. Quindi chi vince dei cinque partecipanti di tutti i tavoli viene inglobato, diciamo, dentro Rena, e a quel punto accompagnato, se, secondo comunque rispettando quali sono gli standard, i metodi, e soprattutto Rena fa un accompagnamento vero e proprio realizzativo a trasformare quell'idea progettuale in una in realtà, tenendo conto che comunque c'è stato un moderatore progettista che già nella scheda standard del formulario di scrittura di questa idea progettuale ha tutto sommato inquadrato un campo di azione realizzativo vero e proprio, nel senso come si può essere solo quella call di 5.000 euro, come in realtà può essere comunque quell'idea diventare un'idea che entra in un altro bando. Ovviamente c'è un limite di proprietà, facciamolo così, no? Di proprietà intellettuale, dove comunque sempre Rena, cioè tutto ciò che emerge da, quel, da tutti i tavoli è un materiale che in primis finisce nelle, nelle, nelle mani di Rena, ovviamente il, chi l'ha scritto, però diciamo tutto sommato dovrebbe essere rispettato questo equilibrio, che ovviamente in 2 ore di laboratorio non si può risolvere poi tutti, tutti gli aspetti, ma senza dubbio diventa interessante su vari fronti. E a quel punto il festival si conclude con i, con i, con i saluti, come, 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 come giusto se sia, e come in realtà concludiamo questo laboratorio. Adesso abbiamo elencato questi punti molto schematici, quello che, quello che andremo a fare adesso è realizzare, provare a tramutare questo, questi, questi punti tematici in un testo vero e proprio, in un'idea progettuale di un nuovo festival con i partecipanti di questo laboratorio, che poi comunque invieremo a Chiara e ai referenti di Rena su Bologna per fargli avere i nostri feedback, qual è la nostra idea, e poi vedere che cose che può, può succedere nel, nel, una volta che hanno ricevuto questo, questo materiale. In ogni caso è diventato questi input in ogni caso per noi è diventato uno strumento interessante di come andremo a realizzare un festival del genere, quindi rimane sempre un qualcosa già di costruito che ci rimane. Quindi con questo ragionamento, tranne se non ci sono osservazioni particolari di riferimento, possiamo concludere così il laboratorio. Sì, mentre domani in realtà chiudiamo questo laboratorio anticipando un po' quello che sarà domani, dove c'è l'esperienza di Forum PA, è senza dubbio un'esperienza già conosciuta su molti aspetti a livello nazionale. Ancora una volta, Alberghi Diffusi, una, uno strumento per attivare una comunità e cogliere le opportunità di quello strumento. I Borghi Autentici, un percorso più identitario, ma legato a un processo che guarda non solo alla bellezza ma proprio all'identificazione della comunità su quel territorio. Rena, che invece fa un'azione da, da associazione, quasi da facilitatori tra pubbliche amministrazioni o comunque istituzioni con gli operatori culturali o gli cosiddetti innovatori del, del cambiamento, quindi si pone esattamente a metà strada nella sua attività. Forum PA, che invece ormai è un'eccellenza radicata al, a livello nazionale, che opera direttamente e principalmente ormai con le pubbliche amministrazioni, e che invece adesso con WeShare, che è un'altra realtà partita da Parigi ma che ormai ha una diffusione a livello
internazionale con vari operatori connessi con questa associazione, credo sia un'associazione o una società, non ricordo, e, insieme WeShare e Forum PA hanno costruito intorno a quello che è il concetto di economia collaborativa uno strumento appunto per mettere insieme amministratori, cittadini attivi, associazioni, protagonisti appunto di un cambiamento attraverso uno strumento che è il Collaborative Territories Toolkit, che è uno strumento in realtà ancora in una versione beta, perché è stato presentato per la prima volta a metà ottobre alla fiera a Bologna, Smart City Exhibition, organizzata da Forum PA. E, lì c'è stato un primo approccio a questo nuovo metodo, che soprattutto mira a mettere insieme i territori, cogliendo quali sono le opportunità appunto del mettersi insieme. Domani avremo l'opportunità di sperimentare questo strumento, partendo anche da che cos'è Forum PA, ma soprattutto la forza di questo laboratorio e soprattutto la sua novità, perché dopo Bologna diciamo che arriva Soleto a sperimentare questo strumento, quindi augurandoci di dare un bel contributo nella struttura di questo toolkit. Quindi vi aspettiamo domani e con questo vi lasciamo. Grazie.